Ciao ragazzi e ciao ragazze, naturalmente. Se noi ci chiedessimo qual è la macchina più complicata, ingegnosa, cervellotica e affascinante che gli uomini per tanti secoli hanno costruito prima di arrivare ad inventare il treno o l'aereo, ebbene, è una macchina che non serve a fare soldi. Non serve a procacciarsi del cibo, non serve a produrre energia, non serve a fare niente che apparentemente ci faccia guadagnare ad ottenere qualcosa di materiale, di percepibile, ma è una macchina che serviva e serve tutt'oggi a fare musica. Stiamo parlando dell'organo. Eh sì, ragazzi, proprio l'organo. Quello strumento fatto da tanti tubi che si suona nelle chiese. Forse non così tanto spesso ultimamente, ma comunque è lo strumento tipico che si suona in chiesa. Di organi ne esistono di piccoli, anche molto piccoli, così come di grandi, per non dire che ne esistono di enormi, di giganteschi. Per farci un'idea di questo strumento che è davvero ingegnoso, straordinario, incredibile, meraviglioso, vi porto a vedere, virtualmente, i due strumenti che sono affidati alle mie cure come organista. Entriamo col pensiero ed aiutati da queste immagini dentro alla graziosa chiesa di San Bartolomeo ad Ulignano, dove lassù, eccolo lassù, sulla sinistra dell'altare, c'è il piccolo organo tedesco che si trova in questa chiesa. Si tratta di uno strumentino modesto, ma molto vivace e brillante. Alla sua tastiera, la pedaliera, e se apriamo le ante del suo mobile, ci compare la sua piccola foresta di canne, comandate da un ingegnosissimo sistema di leve meccaniche, di pulegge, di tiranti. Si tratta infatti di un piccolo organo a trasmissione meccanica, cioè la pedaliera e i tasti della tastiera comunicano con le canne attraverso questo sistema di leve, levette, contrappesi che mettono direttamente in comunicazione i tasti con le canne. Eh già ragazzi, le canne dell'organo sono a tutti gli effetti il cuore vero e vivo dello strumento, perché sono quella parte dello strumento che letteralmente suona, che emette il suono, e ne esistono di tantissimi tipi, tantissime forme, che emettono tantissimi tipi di suoni diversi. Voi immaginatevi che il principio sia questo. Se nell'armonium qui dietro abbiamo visto che per ogni tasto corrisponde una o più ance, a seconda di quanti giochi di ance, cioè di quante file di ance, l'armonium ha a disposizione, la stessa cosa vale per l'organo, solo che anziché avere le ance, l'organo ha le canne. E per ogni tasto ci possono essere 2, 3, 4, 10, 20 canne che possono suonare anche in contemporanea quando l'organista abbassa un solo singolo tasto. L'organista ha il compito di scegliere quali sonorità miscelare, far suonare oppure far tacere in base al tipo di pezzo che si trova a voler suonare. Oltre a questo, la grande difficoltà che ha l'organista è quella di dover imparare, negli anni del suo studio, a coordinare la sua mente, i suoi occhi che leggono lo spartito, le sue mani e i suoi piedi nell'esecuzione di pagine che effettivamente possono essere anche molto complicate da dover suonare. Usciamo ora dalla chiesetta di Ulignano ed entriamo invece nella grande basilica francescana di San Lucchese a Poggibonsi. E laggiù, dietro
all'altare maggiore troviamo il grande organo Mascioni di questa chiesa. Per farvi capire quanto è più grande questo organo, vi ci porto letteralmente dentro. Vedete, qui c'è la console, cioè la sede dei comandi che l'organista aziona. Le tastiere, i bottoncini con cui sceglie quali registri, cioè quali gruppi di canne far suonare, la pedaliera e la panca per poterci stare seduti. Se noi andiamo di qua, cioè sulla destra dello strumento, e abbassiamo un po' la testa, entriamo direttamente dentro allo strumento. La prima cosa che noterete rispetto all'organo di Urignano è che le tastiere e la pedaliera sono staccate rispetto alle canne. Come mai? Ragazzi, perché qui siamo in presenza di una trasmissione differente. L'altro organo che abbiamo visto aveva la trasmissione meccanica, cioè leve, levette e compagnia bella per poter collegare direttamente le tastiere alle canne. Qui invece si usa l'elettricità. In pratica ogni tasto della tastiera o della pedaliera funziona come se fosse un interruttore che apre o chiude un circuito a seconda se abbasso o rilascio il tasto. E questo circuito cosa fa? Eccita un magnete che si trova all'interno di questa parte dell'organo, il magnete si abbassa oppure lascia andare la sua valvola e quindi la canna si stappa o si tappa dal basso, ricevendo l'aria oppure interrompendo il flusso di aria che entra dentro la tuba della canna. Il principio di funzionamento della canna è un po' quello del flauto dritto che studiano tanti ragazzi anche alle scuole medie. In pratica, immaginatevi un flauto rovesciato, cioè con la parte per soffiare verso il basso anziché verso l'alto. Dal basso la canna riceve l'aria dal vento che viene dal mantice, l'aria entra, si rompe, cioè urta la colonna d'aria sul labbro inferiore della canna e l'aria già qui si divide in due. Una parte esce dal labbro, un'altra sale lassù verso la punta della canna e esce, o a volte anche no, perché per poter ottenere certe sonorità a volte la canna viene tappata in cima. Oppure altre volte, come per esempio in questo caso nella canna dell'oboe, che è un registro ad ancia, l'aria, anziché urtare contro il labbro della bocca della canna, entra e fa vibrare un'ancia, una linguetta di ottone, più o meno come quella dell'armonium. Solo che qui questa linguetta viene amplificata come suono all'interno di una tuba che ricorda praticamente una sorta di tromba. L'ingegno, la passione, il desiderio di rendere questo strumento sempre più ricco, sempre più bello, hanno portato l'organo ad essere uno strumento davvero, davvero grande e straordinario. Ma ci rimane la domanda iniziale: perché tanto impegno per creare una macchina che tecnicamente non fa guadagnare soldi a chi la usa, tranne per chi lo fa per lavoro, ma credetemi, non è che ci si guadagna tantissimo a suonare l'organo, eh? Anzi, che non procura cibo, che non produce energia, perché tanto impegno per creare una macchina che alla fin fine ci sembrerebbe che serva davvero a poco? Perché noi esseri umani abbiamo bisogno della bellezza. La musica è un linguaggio fatto a tanti livelli. Esiste la musica per ballare, per divertirci, per distrarci, per scherzare, per dirci che ci vogliamo bene, le musiche d'amore, le musiche romantiche. Ed esiste una musica fatta per dire che vogliamo bene, vogliamo stare con il cielo. E allora abbiamo inventato questa macchina, questo strumento straordinario. Costa fatica imparare a suonare l'organo, sì, costa tanta fatica e tanto impegno e probabilmente è uno dei motivi per cui è così poco usato e suonato negli ultimi decenni nelle nostre chiese, perché costa tanta fatica e è comprensibile che si cerchino delle scorciatoie con strumenti e canti più semplici. Però mi viene da dire che l'organo lo possiamo prendere come simbolo e come esempio. Per cosa, ragazzi? Voi siete a scuola, studiate, vi impegnate, vi domandate il perché delle cose per diventare persone sempre migliori, sempre più belle, per poter rendere più bello il mondo che sta intorno a voi. Ecco, l'organo è il simbolo di questo cammino
che le persone hanno fatto attraverso i secoli per rendere sempre più bella questa macchina, per avere la possibilità di fare musiche sempre più belle per l'organista che le suona e per tante persone che lo ascoltano, cercando di condividere quanto di più bello si possa essere in grado di suonare. Alla prossima, ragazzi!